dei miti greci. Quindi noi andiamo a guardare, abbiamo Zeus, allora, i suoi figli d'Olimpo arrivano dall'alto, Zeus che faceva le sue volate sulla terra. Siccome per venire a. Siccome non ho abbastanza nemici, in questo ultimo libro ho cominciato a inserire delle cose che mi procureranno dei nemici tra i grecisti e i classicisti. E non so se qualcuno di voi l'ha visto, ho fatto un paio di mesi fa un trailer che dura 41 secondi, 43 secondi, ha scatenato un po' di casino, e dove ho detto che il presidente degli Stati Uniti d'America e i membri della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America giurano sulla Bibbia. E io ho detto, se giurassero sull'Iliade e sull'Odissea, il loro giuramento avrebbe esattamente lo stesso valore. Se non di più. Perché l'Iliade e l'Odissea ci raccontano la stessa storia. Io ho cominciato adesso a raccontare dei pezzi in questo libro qui, poi andrò avanti, nell'ultimo anno me li sono ristudiati insieme ad Apollonio Rodio, eccetera. Facciamo alcuni esempi. Beh, non abbiamo parlato del Cavod e del Roi, se volete, se non abbiamo tempo ne parliamo, eccetera. Insomma, di quella roba che questo signore qui usava per spostarsi, che faceva rumore, che viaggiava in alto, eccetera, eccetera. Poi se abbiamo tempo, ripeto, entriamo nel merito. Nell'Iliade e nell'Odissea si parla delle stesse cose, cioè si parla degli stessi individui che sono chiamati Zeoi e Zei, secondo il colore si voglia leggere, e si dice che viaggiavano sui carri, e nelle traduzioni che abbiamo normalmente, siccome si pensa che sono, come dire, sono soltanto opere, sono dei poemi e quindi soltanto opere di poesia, si dice che questi carri erano trainati da cavalli alto di 30. Il fatto è che in greco non c'è scritto questo. C'è scritto che erano ipsi ekes. Che vuol dire ipsi? Vuol dire in alto. Ekes è fragore, rumore. Cioè i carri su cui viaggiavano i zeoi greci facevano rumore in alto. Non l'alto di trenti. Non c'è proprio l'alto di trenti nel greco, eh? Non c'è. C'è rumore in alto. Cos'è che fa rumore in alto? E quando scendevano sollevavano una grande nube. E in un attimo percorrevano quella distanza che un uomo seduto su una montagna riesce ad osservare guardando il mare. Cioè chilometri in un attimo. Questo è scritto nell'Iliade dell'Odissea. Abbiamo parlato del Gan Eden, cioè il giardino recintato e protetto. Nel libri 6, 7, 8 dell'Odissea, dove si parla di Ulisse che naufraga nel territorio dei Feaci, si dice che i Feaci erano governati da un re Alcinoo che era discendente di sangue di Poseidone. Poseidone, sapete, è uno degli dei greci. Poseidone è il signore dell'acqua e corrisponde esattamente, nella racconti sumero-cadice, a Enki o Ea, il signore dell'acqua. E si dice che poi, dice l'Odissea, che Poseidone aveva dato a questo suo discendente di sangue delle navi che viaggiavano senza Kubernetes, cioè viaggiavano senza timoniere. Conoscevano da sole la rotta, non si perdevano mai, non si guastavano mai, viaggiavano velocissimi sia sopra che sotto l'acqua. Una bella fantasia, o meno, eh? Navi che viaggiano senza timoniere, che conoscono da sole la rotta e che non si perdono mai. E gli aveva detto, però, queste navi voi le usate soltanto per voi, non dovete mettere a disposizione di nessuno. Siccome il Cinone mette uno a disposizione di Ulisse, Poseidone si arrabbia, eccetera, eccetera, eccetera. Al Cinone aveva un giardino recintato, guarda caso. All'interno di questo giardino, dice l'Odissea, coltivavano ogni tipo di albero da frutto. Con una particolarità.
che mentre su un albero già si raccoglievano i frutti, su un altro stavano nascendo i fiori. E mentre da certi filari di uva già si pigiava il vino, su altri si stavano formando i grappoli. Così, dice l'Odissea, c'era una produzione se continua estate e inverno. Cioè un centro di produzione forzata, come noi potremmo fare nelle serre. Questo è raccontato nell'Odissea. Efesto, quello di loro che si occupava della lavorazione dei metalli, era accompagnato da due ancelle, siccome era zoppo, insomma aveva un problema con una gamba. Dio quindi, Vulcano anche. Un dio Vulcano per i latini. E quindi, insomma, un dio che era zoppo. E quindi si faceva accompagnare da due ancelle. L'Iliade e l'Odissea, lo sappiamo, sono strapieni di ancelle, no? Perché tutti i grandi i capi avevano le ancelle. Beh, di queste due si dicono alcune cose molto, solo di queste due, alcune cose molto interessanti. Uno, avevano dentro il pensiero e la parola. Sono ancelle. È ovvio che le ancelle pensano e parlano, no? C'è bisogno di dirlo? Ce l'avevano dentro come dono degli dèi. Vabbè, e le altre? Vabbè. Avevano la pelle come l'oro, l'apostrofo oro, cioè pelle di lucentezza metallica, e poi la chiusura. Erano in tutto simili a fanciulle vive. Fantastico. Che bisogno c'è di inventare questo per queste due ancelle qui? Quando tutte le altre erano normalissime fanciulle. Non potevano essere con la pelle bianca. Invece queste due qui, che pur non essendo fanciulle vive, pensavano e parlavano, e avevano la pelle metallica. Che cavolo erano? Però c'è scritto così. C'è scritto così. Quando nel libro 13 dell'Iliade si dice che di nuovo Poseidone, il signore delle acque, che stava nella lotta contro Troia, stava dalla parte dei greci, perché poi questi si dividevano esattamente come qui, si dividevano, no? Chi stava con un popolo, chi con un altro. Poseidone va ad incitare i greci, perché questi insomma erano un momento un po' di difficoltà, quindi rischiavano che i troiani gli distruggessero le navi, insomma, va ad incitare i greci perché si diano da fare a difendere le navi. Però invece di andarci col suo aspetto si traveste da Calcante, uno dei personaggi dell'Iliade, l'indovino Calcante. Allora lui fa la sua arenga, poi si gira e se ne va. Mentre se ne va, Aiace Oileo, uno degli eroi omerici, dice: ma quello non è Calcante. Dalle orme dei piedi e dalle gambe ho riconosciuto che è uno dei Zeoi. Sono riconoscibili i Zeoi. Da cosa? Cioè, dalle impronte che lasciano e dalla forma delle gambe, non lo so, si capisce che non è un uomo, ma che è uno di quelli là. Che colore. Ma d'altronde quando finisco solo, quando Abramo vede arrivare quei tre Anashim di cui vi dicevo prima, vede che sono tre individui maschi, ma come dice lì, capisce subito che appartengono al gruppo di quelli là. Purtroppo la Bibbia non ci dice da che cosa lo capisce, ma capisce subito che sono di quelli là, pur arrivando, anche se arrivano camminando sulle due gambe, eccetera eccetera eccetera. E lì si dice appunto che lì si riconosce dalle orme che lasciano. C'è chi dice, questa roba qui però mi ricordo l'ho letta già molto molto tempo fa, che sapete che alle Olimpiadi istituite nel 700 a.C. bisognava partecipare nudi. E sapete perché bisognava partecipare nudi? Perché non ci fossero dei partecipanti avvantaggiati, cioè bisognava riconoscerli. Avevano molto particolari. Cioè che non ci fossero qualcuno di quelli che partecipava essendo avvantaggiato rispetto alla specie umana. 700 avanti Cristo? Non c'era l'antidoping, però forse a vederli non lo so, cioè, dico, è una cosa che ho letto tanto tempo fa, mi viene in mente come curiosità e come tale la dico. Scusami, 700 avanti Cristo hai detto? Sì. Quindi che epoca siamo? Mi sono persa. Epoca
circa 750 avanti Cristo. Sì, no, cioè, come è venuto in mente di dire questa cosa? Perché se quelli lì erano ancora qui, ah, e potevano partecipare alle gare e magari potevano in qualche modo nascondere certi loro aspetti, il fatto di essere nudi li rivelava. Chissà perché, chissà cosa aveva. Dico una curiosità, come tale l'ho avuto lì, così, ci facciamo un sorriso. Però insomma ci sono tutta una serie di cose, appunto nell'Ilia e nell'Odissea, per esempio un'altra, e anche qui devo dire che è uno di quegli altri elementi in cui si usa l'allegoria, perché è una delle cose assolutamente inaccettabili, che è quella che gli Elohim volevano usare il profumo del grasso bruciato. Perché, dice la Bibbia, il profumo del grasso bruciato li calmava. Cioè era per loro calmante, lenitivo, tranquillizzante. E per me delle traduzioni della CEI. Qui è Iove che parla, Levitico 3. Di questo sacrificio offrirai, consumato dal fuoco per Yahweh, il grasso, quindi consumato, questo non lo mangiavano, deve essere bruciato tutto, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che distaccherai da di sopra dei reni. Cioè Dio dà l'indicazione di macelleria di una precisione. E questo grasso era talmente importante che in Levitico 7 lui dice: chiunque mangerà il grasso degli animali che si può offrire consumato dal fuoco a Yahweh sarà eliminato dal suo popolo. Ok? Eliminato vuol dire ucciso, non allontanato. Cioè quel grasso lì è mio, e se beccate qualcuno che se lo sta consumando lo ammazzate, perché quel grasso lì è per me. Anche perché all'epoca, penso, cioè per un essere umano mangiare il grasso degli animali era anche nutrirsi. Sì, cioè, lui invece e invece quello doveva di farlo. Nell'Ilia dell'Odissea, di ordini del genere ce ne sono più di 30. Allora, o gli autori biblici e gli autori dell'Ilia, Omero, insomma, pochi per lui, questi romani, hanno inventato esattamente la stessa cosa. Combinazione, inventando esattamente la, perché anche lì si dice che dovevano preparare il grasso avvolgendolo attorno ai muscoli della coscia e quello glielo bruciavano e il resto lo mangiavano. Quindi gli autori biblici e gli autori omerici hanno inventato esattamente la stessa cosa. È più probabile pensare che non l'abbiano inventata, visto che di questo sistema parla anche il popolo Wu dei Maya, quindi vuol dire che di nuovo anche lì in Centro Sud America hanno inventato la stessa cosa. Possibile che tutti abbiano inventato la stessa cosa? Ma poi così specifica, inventandola per un Dio, cioè che significa renderlo impresentabile, no? Perché voglio dire, io mi invento un'allegoria, una metafora per cui dico che il mio Dio deve farsi bruciare quel grasso lì degli animali per star bene. Ma a chi viene in mente di inventare una roba del genere? Una roba del genere può essere scritta con un po' di vergogna soltanto.